Quante edizioni dell'Amleto ha fatto? Ne ho fatta una sola, però che è durata due anni, due lunghe stagioni. E potrei dire due, nel senso che la seconda presentava intanto un cast abbastanza diverso. E poi c'era soprattutto da parte mia un tentativo di rinfrescare o di modificare alcune cose, però sostanzialmente era un Amleto che, voglio dire, io ho avuto soprattutto la fortuna, che ci vuole la fortuna anche in teatro, no? Di fare nell'età giusta. Credo che uno dei motivi del successo, posso dire abbastanza eccezionale, che ebbe lo spettacolo in quei lontani iniziali anni 50, era dovuto al fatto che dopo una lunghissima tradizione di Amleti piuttosto maturi, a volte addirittura vecchi, si vedeva un Amleto giovane. Questo forse copriva anche delle immaturità o delle, certamente delle insufficienze. Però credo che questo sia un punto importante, perché in un autore realista, nel senso più ampio della parola, come Shakespeare, è l'età, la conformità proprio biologica dell'interprete al personaggio, secondo me, è fondamentale. Io infatti allora me lo scrissi come una regola e ho cercato di fare Macbeth in una età invece matura, quando l'uomo comincia a consolidarsi, non vecchio, però già nella piena solarità, e ho fatto un Otello che è stato doppio, ne ho fatto uno giovanile. E credo di averlo perfezionato quando poi ho avuto l'occasione di farlo da uomo maturo, anzi piuttosto anziano, perché Otello è questo. Ma adesso si sta parlando dell'Amleto. Dunque, Amleto è il pallido Amleto, scusa se principe. ti interrompo, di cui vediamo qui, credo, uno dei reperti più antichi del repertorio televisivo, perché è un vidigrafo del 53. Proprio una delle prime testimonianze teatrali in televisione, e quindi anche una copia che ne fa più che altro una curiosità da museo, che però è un cenno, credo, abbastanza evidente di quelle che erano le intenzioni dello spettacolo. Scusami. No, le dicevo appunto che Amleto è il principe di Danimarca, pallido, smunto, malinconico, triste, pieno di dubbi, affranto, eccetera. E diciamo, ha tutte le caratteristiche dell'eroe, ha tutte le caratteristiche dell'antieroe. Nella appunto versione sua che stiamo vedendo adesso, Amleto è un eroe a tutto tondo, ma mi pare, lei nella sua interpretazione ha prediletto soprattutto l'aspetto, cioè Amleto nel suo caso diventa un Amleto forte, sì, con dei dubbi, ma molto sicuro di sé, molto determinato. Io appunto volevo chiedere se questa è stata una sua scelta interpretativa proprio per ovviare a un certo tipo di luogo comune, appunto cioè uno è Sì, di legato a abitudine di abitudini, ecco, di tradizionale. consuetudini, sì, Sì, esatto. credo che sia stato questo. E, ti dirò, certamente fu una scelta abbastanza precisa, di cui vorrei fornirvi anche le ragioni, le origini. Volevo però dire qualche cosa prima, cioè non per fare dei discorsi difficili o culturali che non mi spettano, però è certo che io affrontai allora, insieme a Squarzina, che fece la traduzione e con cui insieme facemmo la regia dello spettacolo, affrontammo l'Amleto cercando di renderne i vari aspetti, perché secondo molti teorici, a cominciare da Francis Ferguson, di cui vi consiglio, se non l'avete letto, un libro bellissimo che si chiama L'idea di un teatro, e lui assume Otello e Edipo, per un altro verso, come i campioni paradigmatici di un teatro di imitazione realistica. Però mentre in Sofocle c'è, come dire, una quasi totale aderenza della realtà al testo, direi che Edipo non è nemmeno una serie di rituali come è invece Amleto, è un rito esso stesso, perché risente di una epoca in cui ancora il senso religioso e l'origine religiosa del teatro era fortissima. In Amleto c'è una variazione enorme, è una tragedia piena di riflettori. Questa è una delle immagini che usa Henry James, riflettori diversi che puntano ora su un aspetto, ora su un altro, quindi tutte le interpretazioni di Amleto sono possibili e sono in un certo limite legittime.
ci sono stati anche i detrattori dell'Amleto. Il Robertson, per esempio, giudicava l'Amleto un'opera affascinante sul piano della teatralità, però povera e inconsistente da un punto di vista critico. Eliot sosteneva che in Amleto il tema fondamentale era l'amore per la madre e che c'era solo questo. E certo, da questo punto di vista i conti non tornano, perché invece il riflettore si sposta ogni tanto da questo ad altri temi, che sono il rapporto col padre, che sono soprattutto il rapporto con la società, quindi l'importanza del personaggio Fortebraccio, con tutto quello che egli simbolizza nel dramma, e la presenza continua di un contropiede, di un pedale ironico, e dell'uso della seconda vicenda, quindi i comici e tutti i rituali, il funerale, il duello, eccetera, eccetera. Allora, tornando alla tua domanda più direttamente, sì, io scelsi un Amleto che cercasse di rispettare intanto tutti questi vari temi. Quindi questo fu, credo, uno dei meriti dello spettacolo, di proporre, credo per la prima volta in Italia, un Amleto integrale, un Amleto in cui vivevano tutti i personaggi. In genere Rosencrantz e Guildenstern a malapena apparivano, mentre secondo me sono fondamentali, perché la vicenda, il plot di Amleto si può vedere anche come una serie di delusioni continue. Prima delusioni rispetto agli altri, delusione iniziale e terribile verso la madre, che lo ha in un certo senso tradito, e delusione verso Rosencrantz e Guildenstern, che lo tradiscono e che sono gli amici dell'infanzia. E poi piano piano le delusioni verso se stesso, che però non sono tanto, come dire, non impostano tanto il problema di un uomo incapace di agire, ma piuttosto un uomo che è al di là dell'azione, spostato rispetto al suo tempo perché già è più in là con l'idea. Devo dire che questa è un'idea che io mediai da un collaboratore critico abbastanza eccezionale, cioè io mi trovavo, mentre studiavo il testo e preparavo lo spettacolo, mi trovavo a Los Angeles a lavorare e avevo avuto occasione di conoscere Charles Laughton, il quale non aveva, credo, mai interpretato Shakespeare, ma veniva considerato in America il più grande intenditore, da cui tutti gli attori americani che volevano affrontare Shakespeare andavano per dei consigli. E io ho passato un'infinità di pomeriggi in piscina, bevendo champagne con questo straordinario personaggio, ironico, intelligente, coltissimo, plurilingue, eccetera, e insieme a lui, ma per suo merito, lui mi instillò nella testa l'idea, dice, perché non fare una volta un Amleto che non è tanto appunto l'esangue dubitoso principe, quanto un uomo che non vuole fare l'azione e che la ritarda il più possibile, quindi, e che alla fine, infatti nello spettacolo si vedrà nella seconda parte, si trova a uccidere il re quasi per forza. Nell'ultima scena, dopo il duello, nel mio Amleto, Amleto si trova con la spada avvelenata di fronte al re che Orazio ha imprigionato e lo uccide stancamente, perché ormai il tragitto che conta è stato fatto. Questa è un'azione miserabile che potrebbe anche non essere fatta. Ecco, io volevo invece chiederle un'altra cosa. Questo Amleto è per noi una delle rare occasioni in cui abbiamo potuto vedere Mimmo Benassi all'azione. Ecco, com'era lavorare con Benassi e soprattutto dirigerlo, visto che lei ne curava la regia? Sì, devo dire che Benassi non era nel cast dello spettacolo teatrale. Lo spettacolo teatrale ha avuto come re Claudio il primo anno Feliciani e il secondo anno Filippo Scelzo. Benassi si pensò a un certo momento di accaparrarci l'apporto di questo grandissimo e bizzarro e totalmente folle, ma grandissimo attore, e quindi ci fu una collaborazione abbastanza ridotta nel tempo, tutto sommato. Però Benassi lo conosceva, Benassi è stato un Amleto discontinuo, come quasi tutto quello che Benassi faceva, però con delle zampate enormi, lo vidi, lui faceva l'essere o non essere giocando su una scacchiera invisibile. E Benassi era proprio il prototipo dell'attore romantico, veramente lui il genio e sregolatezza, anche proprio nella professionalità. Però, insomma, ecco, stargli vicino così, io ho avuto due occasioni, in questo Amleto e nel Troilo e Cressida con la regia di Visconti, in cui lui faceva un tersite